Ciao, ciao amici, ciao amiche, eccoci qua a parlare di Marte in Gemelli, che come sapete fa un lungo anello di sosta in questo segno, eccezionalmente, ma non solo. Allora, il 20 di agosto succedono due cose interessanti. Uno è appunto l'ingresso di Marte nel segno dei Gemelli, che rimarrà in questo segno fino al 23 marzo del 2023. Però c'è un altro evento interessante che è l'ingresso di Mercurio nella zona d'ombra della retrogradazione. Allora, prima di parlare di Marte in Gemelli, mi soffermo un attimo sulla retrogradazione di Mercurio, che fra l'altro è il governatore dei Gemelli, quindi è particolarmente interessante questa staffetta tra i pianeti. Innanzitutto, il 20 di agosto Mercurio entra nella zona d'ombra. Che cos'è la zona d'ombra della retrogradazione? Vi ricordo a questo proposito che i pianeti non si muovono effettivamente in moto retrogrado. È un effetto ottico, un moto apparente, no? Come quando siamo in una stazione, siamo fermi su un treno, parte quello di fianco e sembra che noi stiamo andando all'indietro, ma non è così. Allora, Mercurio inizia il moto retrogrado il 9 settembre, quando sarà a 8 gradi della bilancia, adesso è ancora in vergine, e si muoverà di moto retrogrado fino al 2 ottobre, quando sarà a 24 gradi della vergine, ok? Quindi la zona in cui Mercurio si muove di moto retrogrado va dai 24 gradi della vergine agli 8 gradi della bilancia, chiaramente all'indietro, come abbiamo detto. Per cui i 24 gradi della vergine, che è il punto in cui poi Mercurio riprende il moto diretto, sono un punto importante. E il 20 di agosto Mercurio sarà proprio a 24 gradi della Vergine. Quindi poi procederà, passerà nel segno della Bilancia, il 9 settembre sarà a 8 gradi della Bilancia e inizierà lì il suo moto retrogrado. A quel punto dovremo vedere quando tornerà agli 8 gradi della Bilancia, cioè quando, dopo aver ripreso il moto diretto, appunto, raggiungerà nuovamente gli 8 gradi della bilancia, che sarà il 16 di ottobre. Quindi la cosiddetta zona d'ombra della retrogradazione dura dal 20 di agosto al 16 di ottobre. Tra l'altro, a 24 gradi della Vergine, Mercurio fa opposizione con Nettuno. Quindi quello che è il messaggio della retrogradazione di Mercurio rimane ancora più accentuato, come dire. Che cosa ci dice appunto Mercurio in Vergine, che poi passa in bilancia, poi torna indietro? Allora, facciamo pulizia, buttiamo via tutti gli oggetti inutili che riempiono le nostre case, sia in senso proprio pratico, concreto, fisico, quindi consultare gli esperti consulenti di decluttering e di space clearing, è il momento giusto per fare ordine negli armadi. Ma anche a livello più sottile, energetico, psicologico. Cercare di buttare via tutte le situazioni che ci appesantiscono, le idee che ci appesantiscono, che ci distraggono dal nostro reale desiderio, dal nostro reale intento. E le persone, eliminiamo le persone con le quali non vibriamo più in sintonia. Questo è un altro punto molto forte degli ultimi tempi. Saturno in acquario, ne abbiamo già parlato, no? La separazione in gruppi, in sottogruppi, non è una cosa da leggersi come egoistica, arrogante, è proprio una questione di protezione. Perché se io vibro a una certa frequenza e continuo a stare in mezzo a persone che vibrano a un'altra frequenza più bassa, dove c'è molta paura, molta rabbia, molta invidia, molta superficialità, il mio percorso risulta frenato e tutto per me diventa più difficile. Non si tratta di escluderli con cattiveria, di insultarli, di giudicarli, si tratta semplicemente di proteggere il proprio spazio e lasciarli andare per la loro strada, che non deve essere una dichiarazione,
Non è che uno lo deve mettere su Facebook scritto grande così, no? Oppure deve dirlo in faccia a queste persone, no, guarda, non ti frequento più perché hai la frequenza bassa. Ovviamente dovrebbe essere fatto compatibilmente con la nostra natura umana, che comunque insomma è quella che è, per cui ognuno di noi deve fare il proprio meglio, però dovremmo farlo in maniera molto serena, molto fluida, lasciare proprio andare. Se c'è una vecchia amica che non senti più, mentre prima magari eravate abituate a parlarvi tutte le settimane, se non tutti i giorni, non forzare le cose, non andare a cercarla perché nella tua mente c'è l'idea che le vecchie amiche è un peccato perderle. Siamo amiche da tanto tempo. Non significa nulla, c'è un tempo per ogni cosa. E quindi evidentemente ora la tua amica ha preso la sua strada, porta con sé tutto il bello che c'è stato, così come tu porti con te tutto il bello che c'è stato, ma in questo momento sarebbe una perdita di tempo e di energie dividere qualcosa con questa persona. Sono semplicemente strade diverse. Quindi questo è un buon momento per fare ordine, per buttare via quello che non serve più, per fare spazio. È anche un buon momento per fare un viaggio dentro di sé, quindi iniziare un percorso terapeutico, per esempio. Questa pulizia è anche una pulizia energetica. Non dimentichiamo che Mercurio è lo psicopompo, quello che può viaggiare tra i mondi, no? Quello che si muove su livelli differenti. Allora, utilizziamo questo periodo, poi ci sarà la luna nuova in Vergine a fine mese che andrà a rinforzare ancora questo concetto della pulizia a tutti i livelli e quindi qualunque terapia fisica, psicologica, energetica, spirituale è perfetta in questo momento in cui Mercurio si trova nella zona d'ombra e poi nella retrogradazione. Si dice, lo sapete, che quando Mercurio è retrogrado è bene non fare acquisti importanti, prendere decisioni importanti, firmare contratti, non perché sia vietato farlo, ma perché molto spesso quando si prendono decisioni troppo, diciamo così, drastiche e significative, poi con Mercurio retrogrado poi è molto probabile che si debba rivedere qualcosa. Quindi se lo facciamo, va benissimo, uno non deve farsi condizionare dall'astrologia. Tante volte ricevo dei messaggi in cui le persone mi dicono: no, io mi sono stata a lungo condizionata dall'astrologia. Ma l'astrologia, poverina, lei non vorrebbe condizionare proprio nessuno, anzi, per cui siamo noi semmai che abbiamo un'idea sbagliata dell'astrologia. Ecco, quindi una delle cose che bisogna cambiare approfittando di questi movimenti di Mercurio e di Marte che poi vedremo nei gemelli, potrebbe essere anche l'occasione buona per cambiare l'idea che ci siamo fatti dell'astrologia. Ce la siamo fatti perché qualcuno ha voluto che ce la facessimo, evidentemente, ma credo che sia arrivato il momento proprio di cambiare quest'idea. Quindi, stavo dicendo, appunto, non è che dobbiamo farci condizionare e quindi non fare certe cose se è il momento di farle, se ci capita l'opportunità, eccetera, eccetera. Però dobbiamo sapere che potrebbe succedere che magari ci sono un po' di imprevisti, qualcosa non va come avremmo pensato, quindi dobbiamo essere pronti a agire di fronte agli imprevisti. Questo, con l'ingresso di Marte in Gemelli, è molto probabile. E quindi magari appunto dovremo ritornare su alcuni dettagli del contratto che abbiamo firmato o magari sistemare alcune cose, eccetera. Ecco, poi teniamo conto che dipende sempre dal nostro tema natale. Ecco, quindi non prendiamo queste cose per oro colato, però stiamo attenti soprattutto alle nostre aspettative, perché poi io lo dico sempre, che cosa ci insegna il transito di Mercurio retrogrado? A non volere sempre controllare tutto, a non avere troppe aspettative. Ci insegna che è bene riflettere sulle cose, che è bene rivedere certe idee, appunto, e che dobbiamo rallentare un po'. Quindi dobbiamo respirare di più e rallentare un po'. Questo è sempre il messaggio di Mercurio retrogrado. Beh, ora, cosa ci dice invece Marte in Gemelli? Cosa ci dice Marte in Gemelli? Sicuramente
ripeto, il periodo che va dal 20 di agosto al 2 di ottobre è un periodo di pausa, di revisione. Io direi anche il 9 di ottobre, perché il 9 di ottobre c'è la luna piena in Ariete che va a chiudere un po' questo periodo. Quindi terrei in considerazione il 2 di ottobre, ho detto il 2 di ottobre perché è il momento in cui Mercurio riprende il moto diretto, però possiamo arrivare al 9 di ottobre appunto perché c'è la luna piena in Ariete, poi come ho detto il 16 finisce proprio la zona d'ombra della retrogradazione. Allora prendiamo un po' tutto questo periodo come un periodo di pausa, di revisione. Anche se vogliamo di impostazione, ecco, però ecco dove entra in scena Marte in Gemelli, no? Marte, abbiamo detto, entra in Gemelli il 20 di agosto, rimane in Gemelli fino al 25 marzo del 2023. Di solito Marte rimane in un segno 40-45 giorni, no? Quindi è decisamente eccezionale questo lungo transito che, se non ricordo male, c'è stato nel 2007 e nel 1990-91. Ecco, quindi magari ripensare un po' a quel periodo lì, anche se lo sappiamo, il cielo non è mai uguale a se stesso, no? Quindi le cose cambiano più che mai in questa fase. Riprende il moto diretto, allora inizia il moto retrogrado a 25 gradi del segno dei Gemelli il 30 di ottobre. Riprende il moto diretto a gennaio, il 12 gennaio a 8 gradi. Quindi la zona interessante che dovete andare a vedere sul vostro tema natale, andate a cercare lo zodiaco, il vostro tema natale, il segno dei Gemelli, 8 gradi, 25 gradi, e andate a vedere quella zona della carta a quale casa o a quali case corrisponde. Chiaramente è sempre importante andare a vedere sole, lune, ascendente di una persona. È sempre importante andare a vedere se in quella zona, non solo del segno dei Gemelli, ma anche degli altri segni mobili, quindi Sagittario che è il suo opposto, Vergine e Pesci, ci sono pianeti o punti significativi o angoli del cielo. E vedere appunto quel Marte che cosa va a toccare. Attenzione, perché quella zona lì, dagli 8 ai 25 gradi, Marte ci passerà tre volte. Quando un pianeta fa il triplo passaggio, lì c'è proprio un processo. E questo sarà un processo di revisione per fare delle scelte, perché Marte in Gemelli ha a che fare con la comunicazione, con le idee, con le scelte. E non solo, adesso poi vedremo. Quindi attenzione, Marte in Gemelli. Chi ce l'ha nel tema natale sa che Marte in Gemelli corrisponde, per esempio, ad avere un grande bisogno di comunicare, chiaramente. A volte significa anche essere un po' troppo indecisi. Il segno dei Gemelli è associato alle scelte, questo o quello. E molte volte le persone sono così indecise quando hanno forti valori in Gemelli. Un Marte in Gemelli è collegato all'azione, no? Come agisco? Ricordiamoci sempre che Marte nel tema natale esprime come noi mettiamo l'azione per soddisfare l'intento evolutivo di Plutone, cioè l'intento evolutivo dell'anima che è espresso da Plutone, dalla casa natale in cui si trova Plutone. Quindi Marte mette l'azione per soddisfare l'intento di Plutone, che è la sua ottava superiore. Allora, molte volte quando ci sono dei forti valori gemelli, soprattutto quando c'è un Marte in Gemelli, l'azione è bloccata nell'indecisione. Non so se andare di qui o di lì e quindi sto fermo. Questa è una delle possibili manifestazioni, no? Molte volte chi ha Marte in Gemelli ha molte idee, poi sappiamo che i segni d'aria, quando non sono espressi all'ottava superiore, quindi sono nell'ottava più bassa, sono anche molto infantili. Quindi magari hanno mille idee, pensano di fare miliardi di cose, però poi non riescono a concretizzarle, non mettono ordine, non pianificano.
Marte in Gemelli è dispersivo, magari parla troppo senza pensare a quello che dice, senza rendersi conto del potere che hanno le sue parole, perché potenzialmente un Marte in Gemelli ha una grandissima capacità espressiva e comunicativa e è capace di influenzare l'altro anche. Bisogna vedere come la usa questa capacità, no? Quindi attenzione. E poi Marte in Gemelli ci chiede di mettere in discussione le nostre idee. Noi sappiamo che il pensiero crea, no? E dobbiamo focalizzarci molto su quel pensiero. Innanzitutto dovremmo aver imparato che il pensiero crea, ma crea soprattutto la convinzione inconscia che condiziona il pensiero. Quindi il pensiero positivo, che qualche anno fa ci aveva un po' illuso, ci avevano un po' illuso che il pensiero positivo può cambiare la realtà, poi ci siamo accorti che non è così, dice, ma c'è qualcosa che non torna, perché il pensiero positivo da solo non basta. Io posso pensare tutto il giorno, ah, adesso incontro l'amore della mia vita, ma se inconsciamente io sono convinta di non meritare amore, non compare nessuno. Ecco, quindi bisogna andare sempre a lavorare sull'inconscio. Però è chiaro che possiamo allenarci a ripulire la mente dai pensieri negativi, senza però evitare di fare quel lavoro in profondità di cui parlavo poco fa, riferendomi a Mercurio retrogrado, che è proprio quel viaggio nell'inconscio per vedere da dove arrivano quelle idee, che non solo sono le idee delle nostre antenate, dei nostri antenati, no? Come sappiamo, le immagini della nostra psiche profonda arrivano dalle nostre vite passate e dalle storie dei nostri antenati. Quindi, quali sono le idee che poi determinano le scelte che facciamo nella nostra vita? Ah, una cosa importante, tutto quello che vi ho detto si riferisce a Marte in Gemelli, ma anche a chi ha Marte in terza casa, perché terza casa, Gemelli sono lo stesso archetipo. Quindi, chi ha Marte in terza casa, io ho Marte in terza casa per esempio in Acquario, o Marte in Gemelli ha queste caratteristiche, può avere queste caratteristiche. Poi si esprimeranno, lo dico sempre, in modo differente, con sfumature differenti a seconda dell'insieme del tema natale, del percorso della persona e queste cose però le sappiamo. Allora, le idee che noi abbiamo sono quelle che determinano le nostre scelte. Per esempio, che idea ho io della famiglia? Che idea ho dell'amore, della coppia, del lavoro, della maternità? Sono queste idee che abbiamo dentro, perché innanzitutto sono nella coscienza collettiva, nell'inconscio collettivo. E poi sono soprattutto le idee dell'inconscio familiare. Quindi la nonna pensava, per esempio, la nonna mi diceva sempre, devi trovare un uomo che abbia una buona posizione, no? Se tu ti fai condizionare da quell'idea, ti porti dietro quell'idea, tu vai a cercare l'uomo che ti dia la sicurezza, che abbia i soldi, che metta a posto la casa, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi le idee che noi abbiamo, che sono le idee delle nostre antenate. Per esempio, l'altro giorno ho pubblicato il video in cui ho fatto una interpretazione karmico-evolutiva transgenerazionale del tema natale di Piero Angela. E nel fare una ricerca su di lui ho scoperto che la sua nonna paterna è morta di parto. È chiaro che se io ho nel mio inconscio un'immagine di quel tipo, sono condizionato, rimango condizionato, associo il femminile alla morte e quindi reprimo quella parte che è quella intuitiva, quella immaginativa, quella associata alle emozioni, no? Per cui Marte in Gemelli ci chiede di fare questo. Ci chiede di andare a rivedere le nostre idee e di scegliere a quali idee dare spazio? Quali tenere? Quali buttare? Beh, non dimentichiamoci che Marte entra in Gemelli il 20 di agosto, ma Marte si porta l'energia della congiunzione Marte-Urano-Nodo Nord in Toro. Quindi Marte arriva in Gemelli questa volta nel 2022. Come dico, il cielo non è mai uguale a se stesso, ma con
quel contatto là con Urano e il nodo nord. E dice qua è ora di agire diversamente. Guarda tutte le infinite possibilità che hai. Questa è fisica quantistica. Il futuro non è scritto, ci sono infinite possibilità. Tu quale futuro vuoi creare? Quale idea ti vuoi portare per creare il tuo futuro? E sono le nostre scelte che determinano il nostro futuro. E qui mi viene da fare due considerazioni anche sulla base dei messaggi che mi arrivano. Chi mi scrive finalmente Marte esce dal toro, smette di quadrare e opporre tutto. Sì, è vero, è pesantino, perché anch'io me lo sono trovato proprio che mi ha quadrato e opposto tutto. Però non è che le cose cambiano, non è che noi troviamo la soluzione nella nostra vita, troviamo la pace, la realizzazione, l'abbondanza perché Marte si è spostato dal toro ai gemelli. Non è così. I cambiamenti arrivano nella mia vita se io integro la lezione che mi ha portato quel transito. Non è che siccome il pianeta si è spostato, io non finirò mai di ripeterlo perché continuano ad arrivarmi tantissimi messaggi con questo tono del finalmente si sposta il tal pianeta, quindi adesso le cose cambiano. No, che non cambiano se tu non fai qualcosa per farle cambiare, se tu non comprendi e non integri il messaggio di quel transito. L'altra cosa, a proposito di scelte e di azioni, che è il tema portante di Marte in Gemelli, attenzione a non interpretare correttamente un'affermazione che ultimamente si sente fare spesso da vari autori, insegnanti, eccetera. Siamo in un mondo duale, ma la dualità è apparente, quindi che tu scelga A o B non fa nessuna differenza. Mi è capitato che mi sono arrivate persone in consulenza che mi dicono: ah, adesso sono più tranquilla, tanto so che non è importante che scelta farò. Perché che io scelga questo o quest'altro, comunque alla fine non cambia niente perché è solo un'illusione la scelta. Attenzione! Io penso che sia vero per certi versi. Perché effettivamente siamo in un mondo duale ed è tutto apparente, ma se siamo incarnati su un piano materiale, se viviamo sulla Terra in un corpo umano e siamo messi continuamente davanti a scelte e da quelle scelte dipendono le nostre azioni, e vi ricordo che karma, karman significa azione, vuol dire che è importante che scelta facciamo, è come se lo è. Ogni scelta ha le sue conseguenze e l'essere umano se ne deve assumere la responsabilità. Quindi io genero un karma diverso a seconda della scelta che faccio. È molto pericoloso, secondo me, dare in pasto a un grande pubblico, alla massa, mi verrebbe da dire, un'affermazione come questa, del tipo appunto la dualità è apparente, quindi fare una scelta o fare l'altra non cambia. Questo può essere vero per persone che hanno già un elevatissimo livello di coscienza, che è come se fossero in grado di vivere fuori dal corpo, ma quanti sono gli incarnati capaci di fare questo? La maggioranza della gente prende l'informazione e se la mette in tasca come alibi perfetto per non assumersi la responsabilità delle proprie scelte. Ho già fatto questo discorso qualche mese fa e ci tengo a ripeterlo adesso, che è più che mai attuale con questo Marte in Gemelli. Quindi, ci sono tantissimi film, sempre di più, tantissime belle serie. Su Netflix ho citato recentemente The Gift, che ci fa vedere molto bene tutto questo. Però ci fa anche vedere che la scelta determina il futuro e come se lo determina. Poi è vero che ci sono tanti futuri possibili, che se noi ci muoviamo nel tempo, perché il tempo non è lineare, ma è una spirale, per l'essere umano muoversi nel tempo significa cambiare le linee temporali, ma in realtà questa cosa ce la diceva già Ritorno al futuro, eh? Ci hanno preparato negli anni, se le persone sono state attente, se ne sono accorte, piano piano hanno incamerato queste informazioni. Bene, adesso che cosa ne facciamo di tutta questa informazione? Marte in Gemelli dice:
Adesso che sai queste cose, adesso che sei mossa da questa curiosità, stai accumulando conoscenza, vuoi trasformarla in coscienza? Vuoi agire coerentemente con questa conoscenza o stai ancora ferma là? Le persone che parlano di abbondanza e poi restano attaccate a un lavoro fisso, mi dicono, ma prima mi devo creare la sicurezza. No! Tu devi dare all'universo l'informazione che ti fidi di lui. Ti fidi dell'abbondanza, che poi è fidarsi del tuo talento, delle tue risorse. È la stessa cosa. Quindi agisci coerentemente con quello che hai accumulato in termini di conoscenza. E che sia facile, intendiamoci. Io sono qua a ricordare queste cose perché mentre le ricordo a voi, me le ricordo pure io. Per cui, insomma, sappiamo che dobbiamo impegnarci su questo. Marte, l'ho detto, ci dice proprio come agisci per arrivare all'intento evolutivo dell'anima. Molte volte noi abbiamo delle bellissime idee, no? Abbiamo delle bellissime idee. E pensiamo che più che altro siamo allineati con l'idea, non so, l'idea dell'amore, l'idea della famiglia. Siamo innamorati di un'idea. Così come anche l'idea di successo, no? Oppure, per esempio, io voglio scrivere un libro. Sì, ma per scrivere un libro non basta avere il talento che Marte in Gemelli ha. Di comunicare, di scrivere, bisogna mettere l'impegno, avere disciplina, fare fatica. Questa è una cosa su cui anch'io ho dovuto lavorarci perché ho un Saturno importante nel tema natale, leso. Saturno è quello che ci dà l'impegno, la disciplina, la costanza nel fare le cose, no? Quindi bisogna lavorare anche su questo. È inutile avere mille idee e poi non avere appunto la disciplina, la costanza per lavorarci. E la retrogradazione di Mercurio ci può aiutare anche in questo. Allora, cos'altro? Ah, ecco, un'altra cosa importantissima. La quadratura Chirone-Lilith che è attiva dal 26 agosto all'8 settembre, nel senso nell'arco di un grado, perché abbiamo Chirone a 16 gradi dell'Ariete, Lilith a 14 gradi del Cancro, quindi c'è una quadratura tra la ferita e la paura. Caspita, qui veramente stanno dicendo devi andarci dentro, devi andarci dentro. Quindi vai a sentire dove non ti senti al sicuro, perché non ti senti al sicuro? E il punto medio è ai primi gradi dei gemelli, dove entra proprio Marte. Quindi è interessante questa cosa, eh? Interessante perché questo Marte ci aiuta anche in termini di processo terapeutico. Vedete come il cielo è tutto sincronizzato perfettamente. E no, non a caso ho deciso di dedicare parecchio tempo alle costellazioni familiari nei prossimi mesi, perché farò sia dei seminari in presenza che dei seminari online, seminari di gruppo, gli incontri di gruppo di costellazioni familiari, oltre naturalmente alle sessioni individuali, alla sessione di psicogenealogia. Vi ho promesso un video in cui vi spiego bene come lavoro con questi strumenti, però sicuramente è il momento di fare questo, perché ripeto, molte delle idee che ci condizionano a volte senza che neanche siamo coscienti arrivano proprio dai nostri antenati. Quindi è importantissimo lavorare con le costellazioni, soprattutto l'approccio immaginale, lavorare per onorare i nostri antenati, ma ripulire il campo dai condizionamenti inconsci. Quindi quando emergono queste immagini
emergono dall'invisibile per arrivare al visibile, dobbiamo poi pacificarli, dobbiamo trasformarli grazie all'utilizzo dei mantra e dei rituali. Allora, utilizziamo questo tempo con Mercurio in tutta la zona d'ombra, retrogradazione, con Marte in Gemelli per ripulire la scena, per fare delle scelte. Attenzione, ecco, ho parlato di Mercurio in quanto governatore dei Gemelli, ma non trascuriamo il governatore esoterico dei Gemelli, che è Venere. È Venere, importantissima. Non dimentichiamo che al 23 di ottobre, 22-23 di ottobre, Venere si unirà con il Sole, quindi ci sarà lo star point di Venere nel segno della Bilancia, che è il suo segno, è il segno di Venere. Venere è governatore del nodo nord, in toro. Quindi il governatore esoterico è importante soprattutto per chi si è già accordato con certe frequenze, no? Venere, tra l'altro, si congiungerà al Sole nel 2023 nel segno del Leone proprio. Quindi lo star point di Venere sarà nel segno del Leone nel 2023. Quindi è importantissima questa Venere in Leone che abbiamo adesso, che proprio ne parlavo anche in occasione della lunazione scorsa. Celebra i tuoi talenti, fai ciò che ti fa gioire, ciò che ti fa sentire felice, e così potrai brillare. Quindi, questo Marte in Gemelli, come ho detto. Vediamo qua, mi guardo un po' i miei appunti, c'è sempre qualcosa che mi perdo. Marte Gemelli appunto dice: metti in discussione le tue idee, sei curioso, vai alla ricerca, vuoi conoscerti, fai domande, però utilizza la tua conoscenza. Non puoi più vivere come se tu non lo conoscessi e devi necessariamente agire in modo coerente. Devi agire diversamente. La pandemia è arrivata per questo, per farci cambiare la visione della vita e per farci cambiare tante modalità. Pensate soltanto all'uso della tecnologia, no? Anche questo l'abbiamo già osservato tante volte. Non è un caso che la pandemia sia arrivata nel momento in cui noi avevamo a disposizione la tecnologia per riuscire a continuare a lavorare, addirittura a creare occasioni di aggregazione, di apprendimento con i corsi online, eccetera, come non avremmo mai immaginato. Non è che adesso, siccome possiamo ancora fare cose in presenza, dobbiamo dire: ah no, basta, finalmente possiamo fare a meno della tecnologia. No, ormai l'abbiamo scoperta questa possibilità ed è molto interessante. È molto utile la tecnologia, permette di farci sentire molto più vicini, permette di coinvolgere molte persone che non potrebbero spostarsi. Quindi, quello che abbiamo acquisito, conserviamolo. I cambiamenti che sono arrivati per una ragione, non eliminiamoli, perché molte persone ancora hanno questa speranza o questa convinzione che si possa tornare indietro. No, la porta si è chiusa, chi è passato da quella porta e non può tornare indietro. La pandemia è arrivata per portarci un nuovo mondo. Quante persone hanno cambiato? Hanno cambiato lavoro, hanno cambiato luogo di residenza, si sono separate. Quante scelte importanti sono state fatte? È arrivata apposta per costringerci a fare delle scelte. Chiaro che molte di queste scelte sono state fatte anche in modo traumatico. Allora, Marte in Gemelli, Gemelli, segno mobile, quindi ci aiuta ad adattarci, adattarci. Attenzione che poi Marte sarà quadrato al Sole in questi giorni, tra la fine di agosto e i primi di settembre, ma in ogni caso poi ci sarà la Luna nuova, chiaramente, no? La Luna nuova in Vergine. Ecco, quindi Marte in Gemelli ci aiuta anche a fare questo, ci aiuta ad adattarci.
Marte in Gemelli va a toccare nel suo processo, nel suo percorso, i punti dell'eclissi di fine 2020. Se vi ricordate, a fine 2020, fine novembre e metà dicembre, sì, 30 novembre, 14 dicembre, ci sono state due eclissi che hanno toccato proprio quei gradi lì, i 25 gradi dei Gemelli e gli 8 gradi dei Gemelli. Proprio i due punti in cui si muove di moto retrogrado Marte. Quindi è come se Marte dicesse: vado a ritoccare quei punti, perché quello che hai imparato là, quello che hai sentito là, adesso tu lo devi riesaminare, lo devi setacciare. Conserva quello che ti serve, conserva quello che vibra come te, integralo, interiorizzalo. Perché Marte in Gemelli funziona anche da setaccio, dell'informazione. Marte in Gemelli si manifesta nell'ottava bassa anche come menzogna, come falsa informazione. Anche qui, attenzione a cosa facciamo entrare. Siamo sempre lì, in questa separazione che si è creata. Non serve andare a destra urlando dietro a quelli che stanno a sinistra o viceversa. Io prendo la mia strada. Ma non perdo energia a esprimere continuamente rabbia nei confronti di chi ha preso l'altra. Semmai questa cosa potrà darmi dolore, allora sarà bene che io elabori quel dolore dentro di me, perché so che quel dolore sta parlando di me, non di loro. Anche di questo ne ho parlato tanto. Quindi, setacciare l'informazione, chiudere fuori la falsa informazione, la controinformazione. Io ormai non guardo la TV, salvo le serie e i film che scelgo io da non so quanti anni. Il telegiornale non l'ho mai sopportato, ma non guardo neanche più tutti i canali Telegram e vari che parlano di questioni politiche, eccetera, eccetera, no? E quando le persone mi mandano video o articoli su quegli argomenti, io non li voglio vedere, non voglio sentire. Abbiamo bisogno che la nostra energia rimanga pulita, dobbiamo proteggerci da tutta l'informazione che sporca questa energia, che sporca il nostro campo energetico con la paura e con la rabbia. Fuori. Quindi scelgo l'informazione, scelgo le idee, mi focalizzo, do energia a quello e sarà un periodo più che altro, come dicevo, di impostazione, di programmazione, perché è tutto molto veloce. Mettere un'azione costruttiva che duri nel tempo è difficile. È difficile. È un momento più di preparazione che non di consolidamento. E infine, dicevo, Marte in Gemelli ci aiuta ad adattarci a tutto questo. Cosa succede quando Marte esce dai Gemelli? Che il giorno prima, il 20, cos'ho detto, 24 di marzo, il 24 di marzo, il giorno prima che Marte esca dal segno dei Gemelli, dopo questi 7 mesi circa, Plutone entra in acquario. Ci sarà pochissimo, perché non arriva neanche a un grado dell'acquario, arriva a 0 gradi e 22 primi. Ai primi di maggio, quindi entra fine marzo, ai primi di maggio arriva a 0 gradi 22 primi Plutone e torna indietro, rientra in Capricorno il 12 giugno, mi sembra, e finisce il suo lavoro. Poi ci tornerà stabilmente nel 2024. Capite che meravigliosa staffetta che fanno i nostri pianeti? E poi, insomma, con Plutone in acquario sarà tutta un'altra storia e avremo modo di parlarne diffusamente. Bene, quindi mi raccomando, usiamo bene questo lungo passaggio di Marte. Di lavoro ce n'è tanto da fare, quindi stiamo più possibile focalizzati e concentrati e teniamo pulita la nostra energia. Ci rivediamo presto per la lunazione in Vergine. Grazie, grazie a tutti, grazie a voi che mi seguite, grazie per l'iscrizione ai canali, per la condivisione dei video.
Se volete scrivermi per chiedere una consulenza, innanzitutto chiedo scusa perché mi sono fermata almeno con le risposte alle mail queste settimane, perché rispondere alle mail è veramente un lavoro, siete tantissimi e vi ringrazio. Quindi piano piano risponderò a tutti. L'indirizzo mail, ve lo ricordo, è roberta.turci@gmail.com. Potete andare sul mio sito a vedere i vari corsi che sono già disponibili, il percorso dedicato ai miti, i percorsi dedicati all'astrologia e sulla mia pagina Facebook e Instagram, ovviamente. Un abbraccio a tutti, a presto, un bacio!